Ciao Cinefusi.it, oggi prendiamo in considerazione l'opera prima diretta da Lorenzo Addorisio, presente in sala come film evento, il cui titolo è La festa del ritorno. Il film è tratto proprio da un romanzo personalissimo di Carmine Abate ed è più che altro un racconto di formazione. E attraverso gli occhi di Marco, il piccolo dodicenne, che abita in un piccolo paesino della Calabria, che in realtà vediamo un tema fondamentale, un tema ascrivibile appunto al panorama italiano, quello della migrazione italiana. Quindi vediamo il padre a cui fa riferimento il titolo del film, La festa del ritorno, il padre che è costretto ad emigrare. Sebbene la sua migrazione vada dal sud al possiamo dire al profondo nord, perché il padre andrà a lavorare, sarà costretto ad andare a lavorare in Francia, e da qui vediamo attraverso gli occhi di Marco questo rapporto rispetto al ritorno del padre e quello che significa un po' crescere e vivere senza questa figura paterna. Ma Marco non è l'unico protagonista del racconto, sebbene noi seguiamo l'avanzare appunto questa assenza attraverso i suoi occhi, perché la famiglia è composta anche dalla nuova moglie, nonché madre di Marco, di questo padre assente, e dalla figlia, nonché sorellastra di Marco. Quindi c'è una sorta di viene messo in scena non solo una tematica fondamentale che appunto è ripresa dal romanzo, ma anche appunto questa idea della famiglia, di ricreazione di una famiglia nuova, che era appunto molto ascrivibile al panorama, del sud, ma al panorama di un determinato periodo italiano. Quindi il film non è ambientato in un contesto contemporaneo, sebbene il film non dichiari apertamente gli anni in cui è appunto ambientato, però è facilmente ascrivibile al panorama in cui i flussi migratori dal sud verso il nord erano molto, diciamo, seguiti, erano molto attivi. E quindi rivediamo nel film la crescita di Marco, appunto, e a mio avviso è fondamentale ritrovare nel film una sorta di ripetizione. È proprio questo andare avanti nella vita di Marco che sembra, in un certo senso, riprendere a determinati momenti, ovvero ci saranno scene che verranno riprese sotto un punto di vista, possiamo dire, più maturo, appunto, che stanno a sottolineare la crescita del personaggio Marco, che dovrà far fronte non solo alla sua crescita, ma ai tra virgolette segreti che scopre proprio in questo percorso, nel suo percorso di vita. Quello fondamentale a cui si riallaccia poi, possiamo dire, le altre linee narrative, è il segreto appunto che scopre proprio da questa sorellastra, il cui rapporto appunto rimane vicino ma distaccato, così come quello appunto tra la madre di Marco e la sua figliastra. E quindi il film cerca di portare sullo schermo questa storia, una storia di migrazione. Una storia tutta italiana, ma purtroppo pecca fortemente per l'eccessivo didascalismo, ovvero la figura del padre, quindi questa figura del padre che ritorna, è sempre accompagnata da discorsi che non si ascrivono, che non rendono credibile effettivamente il racconto del padre. È come se questo ritorno del padre fosse vissuto agli occhi del bambino come un ritorno di qualcuno che vuole insegnare per forza qualcosa. Sebbene l'intento magari possa essere quello di un figlio che vede questa figura paterna come una figura mitica, come una figura a cui attingere nel momento in cui c'è, rimane agli occhi dello spettatore un po' inverosimile. Quindi il personaggio del padre rimane fortemente inverosimile, ma a prescindere il racconto rimane
è molto molto didascalico, quindi anche determinate scene che portano un po' a picchi di drammaticità restano agli occhi dello spettatore, non funzionano bene, nel senso che lo spettatore non riesce ad avvicinarsi effettivamente al film, ma ha un distacco proprio a causa della sua non verosimiglianza. Quindi il film comunque resta un racconto di formazione, anche se a mio avviso proprio non ben riuscito, sebbene come dicevo in precedenza ci sono degli elementi su cui riflettere ed è proprio a mio avviso il ritorno a questa ciclicità. E il film è ambientato in Calabria ed è girato in Calabria e appunto è disponibile in sala ora come film evento. E quindi io vi ringrazio per aver ascoltato questa recensione. Ovviamente condividete con noi il vostro parere rispetto al film. Ci vediamo alla prossima recensione. Io al solito però vi invito a lasciare un like se la recensione vi è piaciuta e ad iscrivervi al nostro canale di cinefusi.it. Ciao!